Era 2012 quando come CSP andammo dal Soccorso Alpino a proporre delle attività di ricerca basate sui droni. E fu il Soccorso Alpino a indirizzarci sul fatto di utilizzare la tecnologia cellulare per la ricerca dei dispersi in ambito montano. Si sono resi conto che le persone che vengono appunto ritrovate spesso hanno il cellulare in tasca. Allora, dal rifugio dove ti sei venuto. Grande. C'è un dispositivo acceso in tasca che ci può dare delle informazioni. Il progetto Salveremo cerca proprio di utilizzare, di sfruttare questo, il fatto che il classico cercatore di funghi ha un dispositivo acceso in tasca e anche se incosciente, cade, si rompe una gamba, perde conoscenza, con la tecnologia GSM siamo in grado di ritrovarlo, di localizzarlo. Trovare il punto esatto sarà impossibile, ma trovarlo in un'area di qualche decina di metri invece è abbastanza affidabile. Per cui fosse troppo diciamo poco, 10 basta, metri. Di basta, 10 metri facciamo firma subito. Questa scatola di ricerca, attraverso appunto la localizzazione GPS, permette di identificare il segnale e di capire da dove arriva. L'esterno è uno chassis stampato direttamente dal CSP in stampante 3D. Questo ci ha permesso di alleggerire tantissimo i pesi. Il cuore pulsante di questa scatola è questa scheda di una Base Transceiver Station, cioè una BTS. Insieme abbiamo una scheda di processamento dei dati, che è questa, che permette di prendere i dati e trasmetterli a terra. Qui troviamo un alloggiamento per l'antenna del GPS, mentre appunto l'antenna del GSM che va a cercare il cellulare è questa. Funziona bene, possiamo a questo punto giocare a nascondino e cominciare a mettere il cellulare magari in zone più difficili da capire. Vediamo se aggancia in qualche momento. Il drone si è avvicinato a una 100-150 metri, era quasi non proprio sulla nostra verticale, comunque molto in prossimità. È stato agganciato qualche secondo prima e nel punto di massimo ha raggiunto 4 tacche GSM. Il lavoro che è stato fatto è stato quello di integrare tutti questi dispositivi tra di loro, ma anche del processamento dei dati in modo da avere un'informazione estremamente puntuale. L'abbiamo fatto a livello probabilistico, proprio perché soprattutto con dei rilievi si possono avere zone di occlusione, zone di interferenza, di riflessione.